messo un'altra Masamune, che è la prima evoluzione di questa qua, perché voglio portarle tutte quante più o meno agli stessi livelli. Nel senso, questa si evolve sia lasciandola da parte, sia utilizzandola e poi lasciandola da parte. Quindi voglio vedere se l'altra evoluzione, una, è più forte di questa, e due, voglio avere tutte quante le lettere della lettera Monkey. Quindi per adesso la usiamo, la facciamo evolvere e poi la togliamo. Andiamo avanti e vediamo dove finiamo. Un nuovo quartiere. Conosci bene Udagawa, Neku? Sì, ci venivo dopo la scuola. Con i tuoi amici? Ma va, io non sto in un gruppo. Non ho mai incontrato nessuno che valesse la pena di frequentare. Neanche io. Sembra che abbiamo molto in comune. Sai, Neku, Shibuya è un po' come te, tagliata fuori. In che senso? Il PS è diviso in diverse aree. Shibuya è solo una di esse, come se fosse un pezzo di un mondo più grande. Ogni area del PS ha le sue regole, non puoi viaggiare fra le aree. Te l'ha detto il signor H, tutto questo. Ah, quindi sei delle nostre chiacchierate. Come dicevo, ogni area ha le sue regole. Non entreranno mai in contatto le une con le altre. Suona familiare? Potrebbe applicarsi a chiunque. Forse. Finché ognuno sta nel proprio mondo, nessuno capirà mai il prossimo. Giusto? Loro sono loro, io sono io. Non ci guadagno niente a parlare con loro. Pensavo che non avrei mai rispettato nessuno, finché non ho visto il graffito di Cat. E ho scoperto una nuova filosofia. Fai quello che vuoi, come vuoi e quando vuoi, giusto? Già, è stata un'illuminazione. Cat vive la vita che io avevo sempre desiderato, ma che non pensavo di poter avere. Finalmente qualcuno che mi capisce, ho pensato. Godersi l'attimo è pura libertà. Voglio solo fare quello che mi va, come Kat. Dimenticarmi degli altri e pensare solo alla mia vita. Ma certo, a chi servono i valori delle altre persone? È molto più facile vivere solo secondo le proprie regole. Già. Ma adesso non la penso più così. Da quando sono arrivato al PS ho iniziato a leggere la mente della gente. Shibuya è piena di gente con tantissimi punti di vista diversi. Il signor H ha detto che il mondo finisce con me. Per allargare il mio mondo devo imparare a guardare più lontano e non bollare i valori degli altri come inferiori. Forse avevo capito tutto male. Forse dovrei aprirmi e godermi davvero... Yuhu, Neku! Beh, forse saremo anche bloccati a Shibuya, ma puoi ancora vedere un bel po' di cose. Chissà perché è così. Chissà perché è così, Neku. Perché ci fanno vedere cose che non possiamo avere? Il graffito di cui parlavi è laggiù, più avanti, giusto? Il segnale proviene da quella direzione. Andiamo a guardare? Va bene, andiamo a dare un'occhiata. Un negozio? Yes, un negozio di dischi che non ha spille. Quasi quasi li compro, giusto perché... Ecco appunto, magari ci aumenta l'amicizia con lui. Ma scusami, ma se ne compro più di uno, che senso ha? Ne compro un altro giusto per... Ecco qua. Yes, una spilla. Che cosa vuoi in cambio? Usanza di Timpin e metallo raro. Qual è l'usanza di Timpin? Scopriamolo subito. Mi sa che è questa qua. Esatto. Ok, quindi molto probabilmente è una spilla solo da Timpin. Ah, grazie. Che bello che grazie al mio stile mi ha dato un consiglio. E allora mi prendo questa. Che bello che mi danno i consigli in base a quello che vesto. Questi sono i dettagli che adoro, porca miseria. Oh, ma guarda chi c'è. Ciao. 3 è il punto dell'1. Eh? 4 è l'1, 5, 9 sono 2. Che cacchio sta dicendo? Ehi, Shh. Vediamo cosa fa. 6, 5, 3, 5, 8, 9, 7, 9. 3, 2, 3, 8, 4, 6, 2, 6, 4, 6, 3. 3, 8, 3, 2, 7. E perfetto! Presto, presto avrò la soluzione che desidero. Ma di cosa parlava? Ma non è... Cosa? Oh! Vandalismo! L'ha disegnato proprio ora, giusto? La sua arte pazzoide? Chissà. Il telefono sta reagendo al disegno. A quegli scarabocchi. Pensavo che stessi cercando il fiume di Shibuya. È così. Non vedo nessun fiume. Grazie, Neku. Cos'è questo?
considerando l'artista, non può essere niente di buono. Beh, che ne dici di cancellarlo? Se ne accorgerebbe. E poi potrebbe essere una trappola. Per ora lasciamolo. Questo è il momento migliore. Se lo porto nel punto in cui ero sdraiato per terra... Ehi, senti Neko, cosa? Vorrei andare a guardare quel graffito, ti spiace? No, figurati. Quella faina mi ha battuto sul tempo. Cosa vuole vedere lì? In realtà, cioè, ovvio che la realtà è il gioco, ma nell'anime prima vedono il graffito, poi vedono lui che fa il disegno per terra. Ah, finalmente. Fai un respiro profondo, ragazza. Ma sta zitto. Perché quei due mocciosi dovevano farsi vedere? Sono sempre fra i piedi. Perché il matematico non lascia che li eliminiamo? Ah, comunque. Che cosa cavolo ci faceva il Game Master qui? Oltre a pensare alle missioni che non darà. Uzuki, chiama il QG, subito. Cosa? Perché? Questa roba è pericolosa. Quello è un sigillo di raffinazione di rumori tabù. Quello? Non ne ho mai visto uno. Quindi il Game Master vuole barare? Questa è la fonte di tutti i rumori tabù. Non esattamente. Il sigillo non è ancora stato usato. Deve esserci un'altra fonte. Eppure l'abbiamo visto disegnarlo. Sono prove piuttosto solide sul suo coinvolgimento. Lo senti questo odore, cariglia? Promozioni, gloria. Io passo. Invece di comprarmi quella ciotola di ramen, puoi occuparti del rapporto al posto mio, va bene? Cos'è? Sei troppo pigro anche per prenderti il merito? Qualcosa di simile. E poi... potrei avere un altro mistero da svelare. Un altro mistero, eh? Altro negozio, aspetta. Voglio entrare, ok. Cos'è questo? Ah, grazie. Tavola da teschio. Mostra tempo. Abilità inutile. Altra tavola, vediamo. Allora, per questa vuole che compriamo anche la tavola mimetica più 3 argenti scintillanti. Ok, se posso un attimo tornare indietro da solo. Ovviamente non posso perché Joshua è lì fermo. Lo andavo subito a comprare, vabbè, non importa. Compriamo questa mimetica. Ecco qua. Grazie. Quando il tuo partner la indossa avrai molto più tempo per mangiare le carte fusioni. Perché no? Grazie. Beh, eccoci qua al graffito di Udagawa. Graffito impressionante. È di Kat, questo è il mio punto preferito. E il punto dove, nella tua testa, sono morto. Aspetta. Ho pensato di stare guardando i tuoi ricordi, ma forse potrebbe essere stato solo la tua immaginazione. Quello che ho visto non dimostra niente. Forse non avevi niente a che fare con... Terra chiama Neko, eh? Eri nel tuo mondo. Oh, scusa. Mi fai sentire come in un déjà vu. Cosa? Un déjà vu? Di quando? Mi hai veramente visto morire. Quella immagine era veramente di... Quella era davvero la mia morte. Devo saperlo con certezza. Ancora una scansione. Vediamo. Oh, Neko. Wow, qua nel gioco rende tantissimo questa scena. Nel gioco rende tantissimo questa scena. Cioè, Joshua ha proprio gli occhi da pazzo qua. Io, è successo qui. Qualcosa non va, Neko. Lui mi ha ucciso. Pronto? Sono qui. Mi gira un po' la testa. Bene, proseguiamo. Non c'è altro da vedere qui. Ah, questo radar ci sta facendo girare in tondo. Che il signor H mi abbia dato un radar rotto. Come fa a comportarsi così tranquillamente con la persona che ha ucciso? Mi è venuta a cercare come partner. Diamine, perché uccidermi poi? Cosa avevo fatto? Mi conosceva quando ero in vita. Io non lo conoscevo. Un raptus omicida. Doveva avere un motivo. Troppe domande.
Una cosa è certa però, il mio partner è il mio assassino. Chapter closed.